Ciao, benvenuto a mio podcasting, stagione 16. Da questa stagione il format dei podcast è leggermente mutato. Le puntate di mio podcasting, numerate e seguite dalla lettera R, stanno per reaction, ossia un commento o una reazione a dei contenuti esterni che io ho comunque visionato, e se vorrete li potete trovare come sempre in descrizione, linkati in descrizione, per espandere il tema. Invece, per tutti gli altri episodi di mio podcasting semplicemente numerati, ecco, potete fare riferimento ai miei blog, mia fantascienza blogspot.com, la freccia della storia blogspot.com, paleocontatto blogspot.com e infine anche il blog che ho chiuso di recente, mio radar blogspot.com. Ciao! Ciao, mio podcasting, stagione 16, episodio 182R. Oggi andremo a parlare un po' di uso, unidentified submerged object, ossia oggetti sommersi non identificati. Se volete espandere il link su questo tema come appunto reazione a commento di un file, il link lo trovate in descrizione. Dunque, che cosa vi posso dire? Per gli uso 1, oggetti sommersi che mettono l'usci. 1. Potrebbero essere sottomarini oppure sommergibili militari o sottomarini di salvataggio con luci accese per esercitazioni. 2. Potrebbero essere mini sommergibili con proiettori accesi per esercitazioni. 3. Oppure potrebbero essere dei mini sommergibili tascabili filoguidati, una sorta di droni sottomarini filoguidati da sottomarini. B. Uso 2. Oggetti che cadono dall'aria nell'acqua. C. Uso 3. Oggetti che escono dalla superficie del mare. D. Uso 4. Oggetti che stazionano sopra la superficie del mare. Ecco, potrebbero essere dei droni a guida automatica con un sistema di navigazione inerziale a correzione GPS. Mezzi lanciati da sommergibili in afferramento notturno per fare ricognizione ed esercitazioni notturne. Tali droni, dopo un volo automatico preprogrammato, potrebbero benissimo tornare dove sono stati lanciati oppure altrove per il recupero dal sottomarino con un rientro in acqua, oppure ad esempio su un cacciatorpediniere o su un altro battello. 2. Potrebbero essere mini dirigibili lanciati da sottomarini e poi, diciamo, essere radioguidati da sottomarini a quota periscopica. Ma chi dice che questi mini dirigibili debbano essere per forza radioguidati da sottomarini? Potrebbero essere anche radioguidati da satelliti, infatti potrebbero essere dei mini dirigibili lanciati da sottomarini, teleguidati appunto da satelliti, che poi tornano sui sottomarini in affioramento, presso cui ad esempio l'elio a bordo del mini dirigibile viene recuperato, ripompato via per essere messo da parte e riutilizzato in un secondo momento, e quindi l'oggetto sembrerebbe afflosciarsi e affondare sott'acqua, che poi potrebbe essere benissimo recuperato da dei sub, quindi la struttura non, diciamo, non rigida, potrebbe essere recuperata e poi riportata, diciamo, all'interno di un contenitore, una sorta di remora sopra il sottomarino. Oppure potrebbero essere delle WASP sviluppate da USARMI, che potrebbero essere state usate anche da USNAVI come mezzi speciali da usare in operazioni speciali dal mare verso terra. Ecco, se volete sapere cos'è una WASP, andate a googlare, troverete una bellissima, diciamo, piattaforma ad elica intubata utilizzata dall'USARMI per fare ricognizioni, una sorta di mini elicotterino in cui le pale stanno, diciamo, verticalmente sotto la pedana, e quindi l'oggetto vola tranquillamente come un elicottero
senza avere però le pale per aria, perché le pale sono sostanzialmente intubate, è un mezzo che scalda un pochino, ma a parte questo diciamo dà una perfetta manovrabilità. Ottimo per operazioni speciali, è utilizzato dall'USARMY come diciamo piattaforma di osservazione contro le colonne potenziali di carri armati sovietici, osservando diciamo degli osservatori all'altezza diciamo degli alberi, ma potrebbe essere benissimo anche stato imbarcato da sottomarini con 1, 2, 3 di questi oggetti per poter scaricare truppe speciali verso la costa, salpando appunto di notte con da sottomarini per operazioni speciali, quindi per scaricare a terra materiale quanto truppe speciali. Dei mini elicotteri praticamente tascabili ad elica intubata. In particolar modo c'è da discutere parecchio su l'USNAVI e l'utilizzo dei dirigibili anfibi, che fu utilizzata addirittura già nella guerra fredda, mentre l'USNAVI durante la seconda guerra mondiale ebbe a utilizzare intensivamente i propri dirigibili, dato che gli Stati Uniti avevano il monopolio dell'elio. Queste piattaforme furono utilizzate come piattaforme di osservazione per andare alla ricerca di eventuali sommergibili nazisti che si approssimavano praticamente verso le coste dell'America. Quindi è vero che al momento non c'è traccia in internet, nella storia pubblica, di dirigibili anfibi per l'USNAVI nella guerra fredda, ma non c'è niente di impossibile nell'immaginarli, dato che USNAVI aveva già sperimentato con estremo successo velivoli lenticolari. Si pensi all'XF-5U, che non ebbe a entrare in linea in USNAVI solo perché gli si preferì motori a jet e soprattutto un design tradizionale come quello del contemporaneo caccia Grumman F-9F Panther. Però l'XF-5U praticamente era de facto un vero e proprio disco volante che volava con l'effetto Coanda, propulso praticamente con eliche anteriori traenti. Un caccia che non entrò mai in linea solo perché si preferì appunto i motori a getto e un design più tradizionale, ma il velivolo volava tranquillamente molto bene. L'XF-5U potrebbe essere stato benissimo utilizzato come mezzo speciale. Infatti non c'è ragione di supporre quindi che USNAVI non abbia mai pensato a costruire anche qualche mini dirigibile tascabile anfibio per lanciare tali mezzi da sottomarini ed usarli ad esempio per fare ricognizione o sbarchi silenziosi in operazioni speciali, oppure come ausilio alla lotta antisom, per poi far tornare il mini dirigibile tascabile anfibio senza una struttura rigida e neppure semirigida, ma soltanto una struttura morbida gonfiata da elio, che poi sottraendo l'elio praticamente la struttura si affloscia e cade in mare, può essere agevolmente recuperata da dei sub per poter appunto in sostanza scaricare e recuperare l'utilizzo del gas che ne verrebbe pompato via dal mini dirigibile a struttura floscia, e quindi poi si afflosserebbe e poi l'oggetto verrebbe praticamente stoccato sul ponte del sottomarino con un oggetto remora sul ponte per appunto riutilizzarlo eventualmente in altro modo. Ecco, tutto questo, tutta questa tecnologia di dirigibili, che mini dirigibili o grandi dirigibili che possono avere anche ruoli anfibi, si mettono a cataste di Lynx, e quindi praticamente ci saranno documenti in YouTube, quanto lo dice anche su Wikipedia, i Midget Submarine, che ad esempio erano i sottomarini tascabili, mentre per quanto riguarda i dirigibili anfibili addirittura ci sono praticamente dei brevetti che furono praticamente depositati. Alcuni di questi link li potete trovare in descrizione, oltre al link per recuperare diciamo la versione del podcast in originale, uso Unidentified Submerged Object, oggetti sottomarini non identificati, che se volete è un podcast del CISU che lo potete andare a ascoltare. Io dall'ascolto di questo podcast ne ho tratto quest'altro commento,
perché appunto nel podcast non si fa nota della eventuale tecnologia terrestre che potrebbe essere, diciamo, stata ampiamente impiegata e che fu già impiegata dalla seconda guerra mondiale e poi fu anche impiegata durante la guerra fredda. Maggior ragione oggi con un'ampia dotazione di elettronica e un largo utilizzo di mini droni che crescono come funghi, non si capisce perché anche i sottomarini non possano avere i loro propri mini droni, oltre che con pale praticamente e eliche intubate avere addirittura anche dei mini dirigibili che consumerebbero molta poca energia per restare in aria, dato che i dirigibili da sé galleggiano praticamente nell'aria e avrebbero una amplissima autonomia. Per questa puntata è un po' tutto. Se volete espandere il tema, tutti i link li trovate in descrizione, sia per quanto riguarda il podcast uso Unidentified Submerged Object, quanto per altri links per quanto riguarda di tecnologia terrestre. Ciao, alla prossima!